Stasera abbiamo invitato in trasmissione il sindaco di Potenza, Mario Guarente, che ringrazio per aver accettato e soprattutto per averci ospitato nella sua sede principale. Grazie a voi, auguri di buon anno. Grazie, grazie mille. A distanza di qualche mese dal suo primo mandato come sindaco della città di Potenza, lei si è trovato di fronte ai problemi non solo di gestire e amministrare una città, ma ha dovuto anche fare i conti con quella che è stata l'emergenza pandemica che ancora tutt'oggi viviamo. Infatti abbiamo lasciato il 2021, un anno caratterizzato dalla pandemia, e abbiamo iniziato questo nuovo anno, il 2022, con una forte ondata di contagi dovuti soprattutto a questa nuova variante. Lei si sente di dire qualcosa ai cittadini a riguardo di questa situazione, soprattutto per farli, diciamo, affrontare più serenamente questo 2022? Sì, innanzitutto ci tengo ad estendere ovviamente gli auguri di buon anno a tutta la comunità potentina e lucana. E quello che voglio dire ai miei concittadini è grazie, perché gran parte di questi contagi non sono riconducibili a distanza di quasi 2 anni ormai dall'inizio della pandemia, a dura prova la tenuta dell'intero pianeta. I cittadini di Potenza sono stati estremamente corretti e osservanti le regole, quindi voglio dirgli grazie, voglio chiedergli di avere ancora un po' di pazienza, perché sembrerebbe, e speriamo che sia così, che questa variante, che per quanto estremamente contagiosa sembrerebbe essere attualmente, insomma, con una carica virale molto più con bassa, una carica virale molto più bassa, sembrerebbe che possa rappresentare il colpo di coda della pandemia. Speriamo che sia così, quindi continuiamo ad osservare tutte quelle norme di buon comportamento che ormai fanno parte della normalità e della nostra quotidianità, perché sono sicuro che riusciremo a superare anche questo scoglio. Questo è l'augurio che ci facciamo, certo, tutti, infatti. Le chiedo, com'è stato difficile fronteggiare la pandemia non appena lei si è insediato comunque al comune, visto e considerata anche la sua prima esperienza come amministratore della città? Sì. La città. La città. Sì, io credo che abbia influito poco il fatto di essere alla prima esperienza, perché appunto, trattandosi di una pandemia, nessuno, anche il più veterano dei sindaci, sapeva bene come gestire questa novità, questa pandemia che appunto ha rivoluzionato le nostre vite. È stata dura sia nella gestione, nell'impatto, perché c'è stata una prima fase in cui tutti quanti abbiamo pensato di poter morire da un momento all'altro, di perdere i nostri cari, di dover rinunciare per sempre alla nostra normalità. Dall'altro è stata dura perché il compito dei sindaci e degli amministratori era anche quello di fare un po' da psicologi e di provare a rasserenare gli animi della comunità in un momento di grande sbarrimento, e quando noi per primi non eravamo sicuri e certi di quello che sarebbe accaduto il giorno dopo. Quindi è stata molto dura per questo motivo. Poi pian piano devo dire che ci siamo abituati a convivere, la paura è andata man mano scemando e ha lasciato posto alla razionalità, che ci ha permesso, insomma, di affrontare gli step successivi e di arrivare oggi a 2 anni di distanza con una serie di traguardi raggiunti, qualche altro traguardo purtroppo non raggiunto per tutta una serie di motivi di cui magari parleremo dopo, però sicuramente soprattutto nella fase iniziale è stata dura. Un merito è molto i rapporti tra i sindaci, a prescindere dalle appartenenze politiche e dalle convinzioni ideologiche. Certo. Ci siamo trovati tutti a gestire insieme questa pandemia, a remare nella stessa direzione. Abbiamo affrontato il momento che è stato sì di maggiore vulnerabilità per il nostro paese e per le nostre comunità, ma anche per noi in un certo senso, e quindi sono nati dei veri e propri rapporti umani, personali, e questo credo che sia il più grande patrimonio che questa esperienza ci abbia lasciato. È stato fondamentale, infatti, la collaborazione comunque sia con gli altri organi istituzionali. Assolutamente questo. Sì. Nonostante quindi le difficoltà dettate dalla pandemia, quali sono stati gli obiettivi che si sono raggiunti in questi 2 anni, o meglio, se forse conviene di più, possiamo parlare dell'anno che appena abbiamo lasciato alle spalle? Sì, io sottolineerei che oltre ai problemi legati alla pandemia ci sono di rappresentare. Pensate che il Comune di Potenza attualmente sconta una carenza di organico pari a 270 unità. Questo perché non solo nel corso degli anni in passato, ovviamente per riequilibrare il bilancio, non si sono sostituite man mano le persone che andavano in pensione, ma anche perché in seguito alla dichiarazione di dissesto sono stati favoriti i prepensionamenti proprio per raggiungere un equilibrio di bilancio. E quindi rispetto all'amministrazione precedente io ho trovato un comune con 160 dipendenti in meno. Questo ha avuto ovviamente dei riverberi negativi anche nella gestione ordinaria, nella conduzione ordinaria degli altri servizi.
Ciononostante, abbiamo raggiunto diversi obiettivi. In questi 2 anni e mezzo abbiamo pensato molto a come programmare le azioni che dovevano essere messe in campo e soprattutto al futuro, insomma, che volevamo regalare a questa città. Ad esempio, noi abbiamo tra i primi obiettivi la risoluzione del problema del quartiere di Bucaletto. Tra le prime cose che abbiamo fatto, abbiamo partecipato a un bando ministeriale che ci ha permesso di ottenere un finanziamento pari a 15 milioni di euro, interamente dedicato al quartiere di Bucaletto, che ci permetterà non solo di costruire nuovi alloggi, ma anche di riqualificare gli spazi e di rendere delle aree oggi degradate fruibili non solo per i cittadini di Bucaletto, ma per l'intera comunità Più o potentina. meno questo in quanto tempo potrebbe, diciamo, realizzarsi? E qui veniamo ai problemi purtroppo di questo paese. Considerate che noi all'incirca un mese fa abbiamo approvato il plano volumetrico per la realizzazione di 7 sagome ed un totale di 140 alloggi che saranno realizzati nel quartiere di Bucaletto, e queste sagome saranno finanziate con un finanziamento appunto reperito al comune di Potenza 14 anni fa. Questo perché purtroppo una serie di cavilli burocratici, a cui molto spesso sono soggetti anche i comuni, hanno fatto sì che ci fossero dei ritardi pazzeschi nella realizzazione delle opere che erano state immaginate già 14 anni fa. Ecco perché io ritorno a bomba su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, e quindi approfitto magari anche di questo strumento per chiedere, cosa che già ho fatto in via formale, al governo la nomina di un commissario straordinario, che sulla falsariga di quello che è successo a Genova possa avocare a sé questi finanziamenti e tutti i poteri, e quindi procedere speditamente, nel rispetto delle norme, alla realizzazione di questi alloggi. Dico questo perché? Perché purtroppo viviamo in un paese in cui magari si fa una normalissima gara d'appalto, il secondo classificato, il terzo classificato presentano ricorso, e quel ricorso ti blocca per mesi, se non per anni, la realizzazione delle opere. Quindi, Bucaletto non può più aspettare, ecco ecco. perché, siccome ci troviamo in una fase in cui abbiamo a disposizione una quantità ragguardevole di risorse, circa 40 milioni di euro per quel quartiere, adesso dobbiamo trasformarle in case, perché altrimenti correremo il rischio di vanificare gli sforzi messi in campo in tutti questi anni senza avere le case, ma continuando ad avere un quartiere, che davvero rappresenta una delle più grandi vergogne abitative del nostro paese. Quanto crede abbia influito la pandemia sulla normale amministrazione e gestione, diciamo, ordinaria della sua amministrazione? Ma in particolare, se non ci fosse stata la pandemia, sarebbero state diverse, diciamo, non solo. Beh, credo che la pandemia abbia rallentato di molto i processi non solo di questa amministrazione, di tutte le amministrazioni italiane, con una differenza che le amministrazioni che già versavano in una condizione di difficoltà sono state ovviamente ulteriormente segnate da questa pandemia. Si pensi ad esempio allo smart working. Lo smart working a cui ci siamo dovuti abituare in tempi velocissimi, ovviamente ha rallentato di molto l'erogazione di servizi, ha rallentato molto le progettazioni, perché si pensa banalmente che un tecnico che magari svolge la sua attività all'interno dell'ufficio tecnico del comune possa svolgerla allo stesso modo da casa. No, perché ci sono dei programmi specifici che possono essere utilizzati solo all'interno della macchina amministrativa, e quindi un dipendente che era in smart working non poteva svolgere quell'attività. Ecco perché sto provando a fare dei piccoli esempi delle grandi difficoltà, delle lungaggini che sono state poi conseguenti alla pandemia e all'introduzione dello smart working. Per non parlare di qualche problema, per fortuna non molto diffuso in questa amministrazione, di chi ha scambiato, soprattutto nella fase iniziale, lo smart working per un periodo di ferie. Smart working significa lavoro agile, quindi in quel caso lavoro a casa, e diciamo, c'è stato qualcuno che ci ha marciato, per fortuna pochissimi in questa amministrazione, anzi, l'occasione mi ghiotta anche per ringraziare i tanti dipendenti comunali che, nonostante siano sotto organico, davvero hanno rimboccato le maniche e lavorato giorno e notte per portare a casa degli obiettivi. Sono molto grato ai dipendenti e sono fiero di essere in un certo senso il loro capo. Ecco. Sono stati attuati dei processi di digitalizzazione, quindi di innovazione nella macchina comunale? Sono stati adottati dei processi di digitalizzazione, ed altri ancora saranno adottati nei prossimi mesi. Un'altra cosa mi fa piacere sottolineare
sottolineare. Molto spesso i cittadini pensano che le cose possano essere realizzate in un attimo. Purtroppo per ottenere un finanziamento e quindi realizzare qualcosa bisogna lavorare mesi per scrivere il progetto, candidarlo, attendere che poi gli organi preposti, magari i ministeri, la regione, l'Europa, diano un parere favorevole o contrario rispetto all'approvazione di quel progetto e solo una volta ottenuto il finanziamento si possono adottare gli step successivi, quello per esempio della progettazione esecutiva, dell'affidamento di un'opera o di un software che permetta Certo. di agevolare il tutto. Ecco perché purtroppo ci sono dei tempi abbastanza lunghi, però la nostra ambizione è quella di digitalizzare il più possibile questo ente. Ci sono una serie di servizi che possono essere offerti e in un certo senso la pandemia in questo ci ha aiutato, senza recarsi più fisicamente negli uffici, ma stando comodamente seduti a casa dietro un computer e cliccando, tramite il mouse, insomma, le varie opzioni. Stiamo lavorando a questo e speriamo di riuscire a metterle in campo in brevissimo tempo. Diciamo che così potremo finalmente anche noi, come città italiana, ma come tutte le città italiane, raggiungere gli obiettivi che hanno raggiunto tutte le altre città europee in campo comunque di internet e della digitalizzazione. Assolutamente sì. Un altro lavoro che stiamo cercando di portare avanti è la digitalizzazione del nostro archivio. Noi abbiamo un archivio molto datato e abbastanza corposo, addirittura ospitato e dislocato in diverse sedi, Sì. addirittura a Sant'Angelo delle Fratte. Ebbene, tutto il processo di digitalizzazione di pratiche che magari hanno 50-60 anni deve avviarsi e compiersi nel più breve tempo possibile, perché col passare degli anni, oltretutto, si corre il rischio di perdere quei documenti e chiederà un grande dispendio di risorse in termini Però è economici, però fondamentale è farlo. fondamentale. Io immagino che lei come rappresentante della città, quindi come primo cittadino, ami poi come primo cittadino, ami poi come primo cittadino, ami poi città, e in che cosa fa la differenza la nostra città rispetto magari alle altre città italiane? Allora, se devo parlare da persona innamorata, in che cosa si caratterizza Potenza? Potenza è la città più bella del mondo. Davvero lo dico molto spesso, i miei amici mi hanno preso in giro perché io ovunque mi capitava di andare nel mondo, anche a Parigi per esempio, sì, è bella Parigi, ma Però Potenza è più potenza è bella. potenza. Si caratterizza per la sua verticalità, è una città unica nel suo genere, che non molti apprezzano per questa caratteristica che invece appunto la rende unica e secondo me bella anche in termini di impatto visivo. Credo che l'impatto correndo il Ponte Musmeci e trovandosi questa città che si palesa in tutta la sua verticalità, proprio come una meravigliosa cartolina. Poi c'è una caratteristica che è tutta legata ai nostri concittadini. Potenza è una città che si rivela estremamente altruista e anche qui, permettetemi di dirlo con orgoglio, è una delle città italiane che in relazione al numero di abitanti ha il più alto tasso di associazioni di volontariato. Questo credo che descriva pienamente l'indole e il carattere dei potentini che sono pronti a dedicarsi al prossimo, a prescindere dalla pandemia. Ok, adesso le faccio un'ultima domanda, poi ci sono alcune domande che ci stanno facendo i nostri ascoltatori da casa che magari possiamo Certo. fare. In base, diciamo, a quello che lei mi diceva, Potenza è la più bella città del mondo. Eppure, l'indagine condotta dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita, vede Potenza nel 2021 perdere ben 14 posizioni e piazzarsi così all'85esimo posto. Secondo lei che cosa è accaduto? Quali sono gli indicatori che purtroppo denotano in maniera negativa la nostra Come città? diceva un mio storico predecessore, che risponde a nome di Tanino Ferro, vuole un parere pro veritate o pro bugia? Che cosa è accaduto? Io non so cosa sia accaduto, mi piacerebbe comprendere qualche giornale sulla base di che cosa poi stila queste classifiche. Perché se andiamo a vedere, c'è un dato legato alla sicurezza. Sì. In questi anni, non per merito di questa amministrazione, è calato il numero dei furti in questa città. Oltretutto, per merito di questa amministrazione sono state attivate una serie di telecamere che hanno permesso di contrastare alcuni fenomeni criminali e di risalire agli autori anche di semplici, se così possiamo chiamarli, atti vandalici. Quindi non riesco a capire Infatti con. non vorrei sbagliarmi, ma se non sbaglio Potenza era al terzo posto per la questione riguardante proprio i furti, quindi forse c'è qualcosa che non va fra la comunicazione dei giornali e magari i dati effettivi di quelli che Ma sono. infatti.
uno dei problemi legati alla pandemia, ma anche al Era proprio una reclutamento di delle cose che le volevo personale. chiedere, Noi non infatti. abbiamo una macchina comunicativa che sia in grado di far uscire anche a livello nazionale tutto quello che viene messo in campo. E quindi una serie di dati non vengono poi inviati e non mi risulta neanche richiesti dalle testate giornalistiche nazionali. Il Sole 24 Ore non ha mai fatto richiesta al Comune di Potenza dei dati legati, che so, all'organizzazione degli eventi culturali. Quindi Siccome, malsati, le ma... faccio un esempio, è stato organizzato un grandissimo evento su Dante, coinvolgendo i comuni di Taranto e di Napoli. Il comune di Potenza era capofila di questa grandissima manifestazione organizzata in tre regioni. Bene, il Sole 24 Ore mi dovrà spiegare come mai Potenza risulta posizionata in basso in classifica nell'organizzazione degli eventi culturali. Che cosa intendiamo per eventi culturali? Ne sono organizzati a bizzeffe, nonostante la pandemia, il Teatro Stabile, il Conservatorio, il centro sociale di Malvaccaro sono quotidianamente ricchi di eventi. Evidentemente c'è un gap proprio a livello di Probabilmente è un comunicazione. problema di comunicazione, cercheremo di far pervenire tutte le novità anche a queste Va testate. benissimo. Adesso diamo qualche secondo di pubblicità e poi ritorniamo qui per Va bene, continuare. grazie. Grazie. Benissimo, siamo ritornati quindi qui in studio. Allora, nel corso di alcune puntate di Focus On dei mesi precedenti, noi abbiamo dato l'opportunità a molti cittadini di raccontarci le loro problematiche, molte delle quali sono anche quelle che ci stanno inviando adesso tramite messaggi. Infatti, alcune periferie, alcune zone rurali, come abbiamo accennato prima anche la questione di Bucaletto, abbiamo organizzato un tavolo di lavoro dove l'assessore vigilante e l'assessore Picerno, insieme alle diverse associazioni, hanno cercato un attimo di fare il punto su alcune situazioni e dare anche degli obiettivi a breve tempo da raggiungere. Sono state anche esposte questioni legate al trasporto pubblico locale, al degrado in cui versano alcuni impianti meccanizzati del capoluogo. E lei cosa si sente di rispondere a questi cittadini che giustamente palesano dei problemi quotidiani che tutti vediamo costantemente? Mi sento di dire che hanno ragione, ma attenzione da parte dell'amministrazione e degli uffici comunali. Faccio un esempio. Si parla del trasporto pubblico locale, degli impianti meccanizzati. Noi siamo in procinto di affidare la progettazione dello stato in cui versano tutti gli impianti meccanizzati della città, perché il grosso limite è sempre stato quello negli anni di fare interventi spot di ripristino di una rampa piuttosto che dell'altra. Noi abbiamo un problema, per esempio, legato alla Scala Mobile Prima, che è in procinto di compiere i 30 anni e quindi sta per concludersi anche il collaudo della stessa. Su quella rampa bisognerà immaginare una serie di interventi per garantirne la continuazione del funzionamento e quindi stiamo progettando il semplice ripristino della rampa, ma anche l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua che da anni continuano per i più disparati motivi a palesarsi all'interno delle scale mobili. Abbiamo il 2 dicembre firmato il contratto per la redazione del PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. Avevamo partecipato un anno e mezzo fa ad un bando, ottenuto un finanziamento e quindi abbiamo potuto avviare le procedure di gara ed affidare la redazione del PUMS, che metterà in rete tra di loro il trasporto meccanizzato, il trasporto su gomma ed anche il trasporto su monopattino e biciclette. Questo perché? Perché all'interno del PUMS sono previsti due aspetti molto Sì, importanti la per quanto mi sostenibilità. riguarda: il progetto delle piste ciclabili da realizzare nella città e soprattutto il piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Questo per consentire a chiunque di potersi muovere con serenità nella nostra città. Purtroppo sono obiettivi che non sono realizzabili in un attimo.
il piano di esercizio degli autobus, quindi il servizio di trasporto pubblico rivolto a tutta la città, non si realizza e modifica in 2 o 3 mesi. Consideri anche che in seguito alla dichiarazione di dissesto è stato di fatto dimezzato il numero dei chilometri, diversi mesi se non anni. Stiamo ragionando con la regione sulla possibilità di aumentare il numero dei chilometri percorsi dalla città di Potenza, perché il comune di Potenza non ha la facoltà e il potere di stabilire quanti chilometri debbano essere percorsi e quindi stiamo lavorando a questo. Per quanto riguarda le aree rurali, le contrade della città, nei mesi che sono trascorsi abbiamo lavorato alla modifica di una scheda del litio urbano, che per intenderci è un programma di finanziamento europeo, per poter trasformare delle risorse che erano state immaginate per realizzare una determinata cosa in un servizio di raccolta porta a porta nelle contrade della città, che ci permetterà di... Infatti era una delle problematiche comunque È il sollevate anche problema questo dei della problemi, raccolta e se vogliamo differenziata. dircela tutta, gran parte di questo problema è riconducibile ai tanti che da altre realtà abbandonano questi rifiuti nelle contrade, lì dove pensano di non essere visti. E utilizzo questo termine perché in molti casi sono stati invece acchiappati e multati, perché ovviamente questo non è minimamente ammissibile nel 2022. Quindi è quasi pronto il progetto per il passaggio al porta a porta nelle contrade, che sulla falsariga, insomma, di ciò che accade già in città permetterà di eliminare i cassonetti e di recuperare i rifiuti direttamente presso le abitazioni dei cittadini. Stiamo per bandire una gara per l'acquisto di nuovi cassonetti che dovranno essere dedicati a questa raccolta e di nuovi mezzi che hanno delle tecnologie particolari in grado di rilevare il quantitativo, la qualità e la tipologia di rifiuto che viene rilasciato. Insomma, stiamo cercando di proiettare Potenza in una dimensione realmente più europea. Questo anche grazie ad un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione Basilicata pari a 2 milioni di euro, che ci permetterà non solo di potenziare il sistema di raccolta, ma anche di migliorare la qualità della cura del verde della città. Potenza è la seconda città più verde d'Italia ed è anche una delle città più grandi d'Italia in termini di estensione territoriale, è più grande di Napoli, di Torino e di Bari. Questo la rende molto onerosa nella gestione perché abbiamo un'estensione molto vasta, ma le entrate di fatto di 70.000 abitanti. Però grazie a questi finanziamenti che abbiamo reperito, contiamo insomma di poter trasformare la nostra città nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Noi siamo perfettamente a conoscenza di tutte le difficoltà, soprattutto legate alle aree rurali, sulle quali ci tengo anche a sottolineare che abbiamo ottenuto un finanziamento dal Ministero di 4 milioni e 8 per il risanamento del dissesto idrogeologico. Ci sono delle zone della città, si parla, e dopo 15 giorni la frana, che ovviamente attanaglia quella zona, Ha eliminato, diciamo, tutto il lavoro che era distruggeva, stato fatto. eliminava, vanificava tutto il lavoro fatto. Bene, con questi 4 milioni e 8, che sono in assoluto la cifra più alta mai stanziata, definitivamente il problema delle frane e a donare non solo delle strade degne di questo nome a quelle zone della città, che sicuramente delle strade più sicure. Benissimo, altre problematiche che ci sono state sollevate invece riguardano comunque il mondo dello sport. In vista di Potenza città europea dello sport anche nel 2022, come si sta organizzando la città e soprattutto come verranno riqualificate magari quelle zone o quelle di quei palazzetti, quelle strutture fatiscenti che abbiamo già nel nostro territorio? Io le chiedo questo anche perché durante una puntata di Focus On era stata fatta richiesta di una piscina olimpionica per permettere agli atleti di poter svolgere con più serenità i loro campionati a livello nazionale, ma perché no anche a livello internazionale. Inoltre è stata fatta anche richiesta di impianti più grandi per le diverse discipline, quindi diciamo, convogliare tutto in un'unica struttura, avendo anche noi magari strutture come il palazzetto di Rossellino oppure magari la struttura sportiva di Lavangone che non sono molto efficienti. Magari si potrebbe riprendere quelle strutture o farne delle altre, però ci vuole più tempo, credo. Allora, la piscina olimpionica è il mio sogno. Abbiamo anche qui ottenuto un altro finanziamento partecipando a un bando che si chiama Basilicata si progetta, e con quel finanziamento affideremo la progettazione per la realizzazione della piscina olimpionica. Questo perché? Perché ci troviamo in una fase in cui di risorse se ne possono trovare davvero tante, bisogna avere le progettazioni pronte, quindi progetti quasi esecutivi da poter candidare per ottenere il finanziamento.
Ed è proprio quella la strada che stiamo percorrendo. C'è bisogno della piscina olimpionica, c'è bisogno di uno stadio Sì, che anche la questione dello stadio è stata sollevata, in sia effetti. degno di essere chiamato con questo nome, perché purtroppo anche il Viviani negli anni è stato oggetto di interventi spot che lo hanno Sicuramente. reso sì utilizzabile per le manifestazioni sportive, ma sicuramente l'impatto estetico non è dei migliori. E anche lì abbiamo in animo di lavorare, stiamo molto spesso ragionando con la stessa società su un progetto che ci permetta di riqualificare questo stadio, ma anche quello di dare uno spazio alle cosiddette discipline minori. Stiamo acquisendo al patrimonio il Pala Lavangone, che per quanto delocalizzato, secondo me rappresenta una struttura invece che ha Funzionale un perché grandissimo sì. potenziale, anche se oggi ha dei costi di gestione enorme, è di proprietà come si chiamano? Non mi viene il termine in questo momento, comunque stiamo per acquisirla al patrimonio, per efficientarla energeticamente e renderla quindi fruibile sia per il basket che per le altre discipline. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter realizzare proprio fisicamente una vera e propria città dello sport, ossia un luogo in cui tutte le discipline, dalla più piccola alla più, insomma, seguita, possano, tranquillamente svolgersi. Sono ottimista, ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo, per questo siamo consapevoli delle tante difficoltà, delle tante cose da fare in questa città. Quello che chiedo ai cittadini è di avere pazienza e di aspettare la fine della consiliatura, perché se tutto fosse realizzabile in 2 anni e mezzo, le consiliature non durerebbero 5 anni. Per poter realizzare dei progetti anche molto ambiziosi occorrono addirittura 10 anni. Stiamo riprendendo in mano un vecchio progetto, per esempio, per la realizzazione della tangenziale che permetterà di uscire dal raccordo autostradale e di raggiungere direttamente via del Gallitello. Era un vecchio progetto che intendiamo ricandidare nel PNRR per rendere maggiormente fruibile una zona della nostra città, alleggerire il traffico. Ecco, quella è un'opera che richiederà diversi anni per la sua realizzazione e diversi mesi, se tutto andrà bene, per il reperimento delle risorse. Ecco perché noi abbiamo ben chiaro quello che vogliamo fare, sappiamo di ogni singolo centimetro di questa città, dalla zona più lontana a quella più centrale del centro, quali sono i problemi, ma davvero stiamo cercando di lavorare su tutti i fronti per regalare, insomma, una città bella ai nostri concittadini e soprattutto per renderli orgogliosi di questa amministrazione. Siamo in conclusione di questo nostro, diciamo, intervento sulla città di Potenza e le chiedo se il futuro che vede per la nostra città, se vuole dirci magari come pensa che la nostra città da qui ai prossimi anni possa cambiare e in cosa cambierà. Allora, io sono un inguaribile ottimista, quindi vedo un bellissimo futuro per la nostra città. Peraltro, non è casuale che poco fa abbia parlato del PNRR, perché parliamo della più grande, più ingente quantità di risorse mai stanziata nell'Italia repubblicana e credo che il Sud Italia e la città di Potenza possa svolgere, se saprà sfruttare queste risorse, davvero un ruolo da protagonista, non per colmare quel divario, non mi stancherò mai di dirlo, che esiste oggi tra sud e nord del nostro paese, ma che po potrà permetterci di colmare un divario che esiste tra Mezzogiorno d'Italia e il resto d'Europa e il resto del mondo. Si pensi ad un aspetto che per molti può sembrare irraggiungibile, una cosa fuori dalla grazia di Dio. Quando mi insediai, ti a vedere, a studiare sostanzialmente la realizzazione eventuale di un centro di smistamento delle merci a Potenza nella piana di Tito. Questo perché? Perché stavano contestualmente pensando alla realizzazione del primo porto commerciale d'Europa a Taranto o a Gioia Tauro. Oggi pensate che il primo porto commerciale è a Rotterdam. Quindi immaginate cosa cambierebbe, cosa succederebbe nel nostro continente se venisse creato un porto commerciale del Mediterraneo a Taranto o a Gioia Tauro. Ma perché erano qui? Perché le merci lì verrebbero poi lasciate dalle navi, stoccate nel nostro territorio e dal nostro territorio spedite in tutta Europa. Le navi risparmierebbero 2.000 km di navigazione. Questo creerebbe da una stima fatta 100.000 posti di lavoro in Basilicata e Dio solo sa quanto c'è bisogno di Di lavoro. questo nella nostra regione. Certo. E credo che col PNRR, se
ci sarà una classe politica a tutti i livelli istituzionali in grado di gestire nella maniera oculata e nel miglior modo possibile queste risorse, quel sogno si possa inseguire. Benissimo, allora io la ringrazio per averci dato questa opportunità. Buona serata. Buona serata.